siamo in presenza di gente che ormai contrabbanda, in mancanza delle autorizzazioni, provvedimenti e mette in fabbricazione cose di cui non ha la certezza che poi troveranno compimento. Presidi di polizia per i carotaggi, difficoltà di accesso e transito nelle vie di residenza o domicilio, un progetto che non tiene in considerazione la voce dei cittadini. Per questi e altri motivi, oggi il Comitato Nuovo Via è tornato ad alzare la voce contro il progetto della cabinovia e contro la Giunta, che sta proseguendo con i rilievi del caso. Questa mattina davanti al Faro della Vittoria erano in tanti a protestare, bandiere alla mano, megafono a seguito, chi anche, come Marco Bertali dell'associazione Alister, con una carota in mano ad intonare lo slogan «Sì a carote e ortaggi, no a carotaggi». Sembrava necessario esprimere la solidarietà degli abitanti qui del Faro, di tutta la zona, via Braidotti, strada del Friuli, via Persch, e quelli di Opicina, visto la sproporzione della reazione che è stata indetta con questa presenza massiccia di forze dell'ordine, come se noi fossimo dei delinquenti e dei pericolosi criminali. Tutti questi due anni noi non ci siamo mai permessi di offendere nessuno, di ricorrere ad azioni che ledono la proprietà privata e nel rispetto delle istituzioni e di chi esercita il ruolo nelle istituzioni. La presenza inoltre del modello della cabina, realizzata da Leitner in mostra questo pomeriggio in Piazza della Borsa, è stato uno sgradito elemento che al comitato è suonato come una beffa. Il fatto di presentare la cabina tipo per la cabinovia in Piazza della Borsa sembra anche qui una forzatura non tollerabile, visto che la cabinovia non è per il tratto Barcola-Bovedo o Picina nemmeno del piano regolatorio. E queste cose dicono che evidentemente le procedure vengono bypassate e vogliamo sapere il perché si fa questa cosa. La Leitner ha già tutto pronto? Ma allora la partita è truccata, no?